Siamo tutti matti in famiglia. C'ho mio nonno che fa il ginecologo e da quando gli è venuto il Parkinson fa un sacco di soldi. Invece c'ho mia cugina, poverella, che non può avere figli, non perché c'ha problemi clinici, ma perché è brutta, non se la tromba nessuno. Mia cugina è proprio brutta, proprio. Brutta, brutta, brutta. Appena è nata, l'ostetrica l'ha vista, ha detto a mia zia, signor, secondo me è cruda, rimettiamola un quarto d'ora dentro, perché era troppo brutta. Ma brutta, brutta. Da piccola non assomigliava né al padre né alla madre, ricordava ancora lo spermatozoo, proprio brutta proprio. All'asilo l'ha scambiato per bidello. Allora a 15 anni pensavamo lo sviluppasse, invece ha sviluppato, e mio nonno ha detto, cori, portala a coppia che questa peggiora. E ci ho pensato io, l'ho portata su alla cassia insieme a tutte le zoccole, dico qualcuno se la caricherà. Era l'unica che pensavano che aspettasse l'autobus, proprio brutta proprio. L'ho portata a un'orgia, gli hanno fatto fare l'arbitro. Brutta lei la madre, mia zia è più brutta di lei. Mia zia ha un cesso pettinato, mia zia è proprio brutta proprio. C'ha pure la forfora, quando si gratta la testa arrivano i piccioni.